un po' abbandonato, eh. Cioè, c'è un po' dei cazzetti mia da fa ultimamente, però devo di piano piano cerco di, insomma, di lasciare qualcosa, di fare qualcosa in ambito YouTube, perché chi mi segue ormai da qualche anno lo sa che purtroppo giugno è quel periodo proprio, insomma, no? Ci siamo spiegati. Detto questo, io oggi vado a parlare di... avete visto, insomma, dal titolo di questo video? Oggi andiamo a parlare veramente della vera essenza del DSBM. Spero che questo video non mi venga demonetizzato. C'ho un po' di paura sotto questo punto di vista. Però è una cosa che sento il bisogno di dire, sento il bisogno di parlare, perché... vedrete, insomma. Allora, gli Psychonaut, regà, è un gruppo che più o meno conoscevo, però non ho mai avuto l'occasione di andare a sentirli, nessuno che è riuscito a dirmi proprio, a farmi proprio, oh Frank, vatti a sentire Psychonaut, vatti a sentire Psychonaut. E tempo fa c'era un ragazzo che mi segue e mi ha detto, vatti a sentire Psychonaut, a me mi hanno ispirato tantissimo. Allora, lui è Ghost Wolf, tra l'altro un rapper, e la cosa che mi ha stupito è proprio questa, il fatto che un ragazzo che ascolta rap e appunto mi ha detto vatti a sentire Psychonaut, perché a me mi hanno ispirato tantissimo e ho fatto, ma vedete che è il momento proprio di andare a sentire gli Psychonaut, e quindi mi sono detto vabbè, andiamo a sentire, mi sa che è appunto ora, cioè, mi dice un ragazzo appunto che ascolta rap, che fa rap, che tra l'altro vi lascio in descrizione se volete andare a sentire, ha fatto uscire adesso l'album, c'è il singolo, io ve lo lascio, si chiama Ghost Wolf, fatto, mi sa che è arrivato il momento di andare a sentire Psychonaut, perché comunque sia, allora, per chi non lo sa faccio una piccola introduzione a quello che sono gli Psychonaut 4, poi andiamo un attimo a vedere l'intervista del 2018 che hanno rilasciato prima del concerto, appunto, che è stato fatto a Kiev, e c'è tanto da dire lì perché quel concerto ha un significato molto particolare, poi vediamo, insomma. Allora, praticamente gli Psychonaut 4 si sono formati nel 2010 a Tbilisi in Georgia, un gruppo appunto georgiano, per iniziativa del frontman Graf, che è David Graf, e del bassista André, che è Lascia Adamia, in poche parole. Allora, il termine Psychonaut deriva proprio dal termine psiconauta, se così vogliamo dire, ed è proprio colui che esplora in maniera approfondita la propria mente, diciamo, anche tramite spesso l'aiuto delle... Il 4 nel nome del gruppo, appunto, si riferisce al numero di altipiani presenti nel destro metorfano. Allora, calcolate che il termine Psychonaut è stato scelto da Graf e il termine il 4 è stato scelto da André. In un'intervista poi Graf ha definito il gruppo come post-soviet DSBM, proprio per evidenziare il fatto che tutti i membri del gruppo sono nati e cresciuti nel periodo appunto immediatamente successivo alla caduta del muro di Berlino, alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, quindi appunto in un periodo molto difficile per quanto riguarda il punto di vista socio-economico e politico. Detto questo, chiusa parentesi Wikipedia, che queste sono tutte le informazioni che trovate anche su Wikipedia, è da un po' che non me lo dicono più, però chiudiamo parentesi Wikipedia, andiamo a vedere piccolo preambolo per capire meglio di cosa stiamo parlando per quanto riguarda il periodo che hanno vissuto i Psychonaut, e poi andiamo a vedere l'intervista e commentiamo l'intervista. Si stima che dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica siano stati registrati 7 milioni di decessi prematuri nei paesi che vi erano inclusi, di cui 4 milioni solo in Russia. Dopo la caduta dell'URSS, la Russia ha registrato il più grande calo dell'aspettativa di vita in tempo di pace della storia. La povertà è salita alle stelle dopo la caduta dell'URSS e il numero di persone che vivevano al di sotto della soglia di povertà internazionale è passato dal 3% del 1987-88 al 20%, ovvero circa 88 milioni di persone. La criminalità, l'uso d'alcol, l'uso di droghe e i suicidi sono saliti alle stelle, portando il paese ad un'apocalisse in cui non era disponibile nessun bene di prima necessità.
L'inflazione era devastante e il paese arrivò sull'orlo della guerra civile. Самый мой большой период, мой самый болезненный период, то есть буквально вчера скончалась моя мама. Это для меня очень тяжелый день. То есть вчера скончалась моя мама, сегодня уже в Киеве на концерте. Я сам не знаю даже, как меня вести, как себя вести. То есть очень сложно это все это. Но... И как раз на самом деле этот альбом, он рассказывает вот, об этих людях, о людях, находящих на грани, потому что это будет очень другой альбом. Это он будет опять такой же личностный, как и все остальные, но он будет немного менее эмоциональный. Он будет более сказан. Он будет более осмысленный в плане того, что уже мы дошли до того, что эмоции закончились. Я устал. Я настолько устал от выражения своих эмоций, что я уже собираюсь рассказать об этом в более философском плане. Я уже столько всего рассказал, настолько об этом, об эмоциональном плане того, что я чувствую, что я думаю, уже надо рассказать о том, что когда я это все уже подавил в себе, надо просто это выпустить из себя на более плавном уровне, на более уровне, о том, что общественность это больше, более поймет. Потому что те альбомы, они были поняты и понимаются до сих пор только теми людьми, которые находятся на грани. Они должны спойти с этой грани немножко к нашему новому альбому. Allora, raga, io qui ve lo dico, e se oggi sono proprio qui a fare un video del genere, è proprio perché a quanto pare serve. Quanto pare serve che vi dia un parere su tutto ciò. Dato che appunto c'è una frangia molto estrema del DSBM che a parere mio è molto tossica. Io mi sento in dovere di riportare anche le parole di questa band, perché ho visto ultimamente, tempo fa, vidi appunto dei video in cui si veniva intervistata una band di SBM che diceva cose che sinceramente non mi piacevano tantissimo. Io adesso, fortunatamente, la cosa buona è che non ricordo neanche chi fosse, quale fosse la band, cosa meglio, perché magari quando andrò ad ascoltarlo, per fortuna, mi dimenticherò di questa cosa. Perché io oggi voglio parlarvi proprio della vera essenza del DSBM, come avete visto appunto dalle parole di Graf e di Ramirez. Per carità, ognuno ha il suo pensiero per quanto riguarda appunto il DSBM, ma quello che a me sconvolge è proprio questo. Cioè, chi fa DSBM, appunto, che tratta queste tematiche nella musica in generale, non sentite, mi rivolgo proprio a voi, ma non lo sentite, non la sentite questa responsabilità verso chi ascolta la vostra musica? Cioè, adesso andiamo anche avanti e vediamo anche altre cose che dice Graf, però voglio dire. Конечно были, мы решали этот вопрос, но сразу нет, конечно, потому что метал музыка для меня и эта группа для меня значит намного больше, чем я сам себе. Это моя группа, это не только музыка, это, я не только играю здесь ради того, что я просто музыкант. Я с этими людьми, вот он и еще несколько человек, которые в моей группе, мы играем не для того, чтобы просто играть музыку, чтобы просто развлекаться, а мы правда себя поддерживаем друг друга, и это не развлечение, это правда акт терапии. Это не развлечение. Если бы я остался там, да, все было бы, конечно, было бы правильно в плане моем ведения как гражданина, в плане ведения как сына и все такое, но эта группа и эта музыка значит для меня настолько много, что я просто перешагнул все рамки морали. Я перешагнул через гроб своей матери и приехал сюда, потому что мне это надо. Если я не делаю это, я просто сам себя убью. Просто я не могу без этого.
Graf dice appunto che suonare è una terapia e lo ha dimostrato appunto suonando a Kiev, come avete visto in questa intervista. Il giorno dopo proprio che gli è morta la mamma. Avete fatto caso alla sua risposta dopo che gli hanno chiesto se avessero considerato l'annullamento del concerto? Sono venuto qui perché ne ho bisogno e se non l'avessi fatto mi sarei ucciso. Ho semplicemente superato tutti i limiti della mia moralità. Tutti i limiti della moralità. Che cosa vuol dire ciò? Che cosa vuol dire tutto questo? Secondo me, a parere mio, bisogna ascoltare i bisogni, i propri bisogni, prima di quelli degli altri o quelli appunto socio-morali, chiamiamoli così. Anche se non c'è più la mamma di Graf in questo caso, io credo che comunque sia avrebbe potuto averlo sulla coscienza la morte di un figlio e non credo che una madre voglia appunto avere sulla coscienza la morte di un figlio. Non so se mi sono spiegato, ma parliamo di qualcosa di un po' più materiale, qualcosa che appunto può essere un po' più su questo piano di esistenza, dato che comunque sia la morte ognuno può interpretarla in qualsiasi modo. I membri della band, che fortunatamente hanno capito questa cosa, quanto sia effettivamente importante per Graf suonare, l'hanno accontentato. Pensate se non l'avessero accontentato e avessero premuto per annullare il concerto, probabilmente lo avrebbero avuto sulla coscienza, probabilmente, non è detto, ma sinceramente vi posso dire è meglio evitarle certe cose. Certe volte appunto bisogna superare i limiti imposti dalla società, i limiti imposti proprio dalla moralità, come dice Graf. Per quanto sia brutto e doloroso non partecipare a un al funerale di un genitore, se lo si fa per una causa superiore, voglio dire, ovvero la propria sopravvivenza, per quanto sia brutto, è comunque sia secondo me la scelta giusta. Per quanto riguarda questo, molti di voi molto probabilmente non approveranno questa scelta che ha fatto Graf, ma io sinceramente non mi sento in dovere di giudicarlo, proprio perché trovandosi in una situazione del genere, come si fa a giudicare una persona per questa cosa? Per quanto riguarda appunto non approvare questa scelta, su una cosa comunque siamo d'accordo tutti quanti, ovvero che Graf è ancora qui, gli Psychonaut sono ancora qui e io penso che siamo tutti contenti di ciò, che possiamo ancora ascoltare la loro musica e tutto quanto quello che ci hanno da donare. Chi di voi poi ha partecipato? Non penso qualcuno di noi abbia partecipato al concerto di Kiev nel 2018, ma voi pensate a chi ha partecipato a quel concerto e è potuto stare vicino a Graf in un momento veramente difficile della sua vita? Pensate quanto legame può avere stretto con questa persona. Pensate quanta forza può aver dato a quel ragazzo in un momento così difficile della sua vita. È un dare e avere, diciamo, perché comunque sia la musica degli Psychonaut ci è stata molto vicina magari a noi amanti del DSBM nei momenti più brutti della nostra vita, e nel momento di bisogno di Graf sono contento che comunque sia noi fan ci siamo stati, possiamo aver detto ci sono, e questa è penso una delle cose più belle proprio possiamo vedere nella musica. Non avete idea di quanto possa essere bella una cosa del genere nella sua appunto tra molte virgolette bruttezza, nel suo dolore, nella sua una cosa bella diciamo nella negatività, ecco. Конечно, всегда. У нас response на Facebook максимум 15 минут. Мы сидим, я, он, наш басист Алекс, мы сидим на Facebook, и ребята нам пишут, что ваша музыка нам помогла. Ваша музыка там сыграла такую роль в нашей жизни, что, короче, не знаю, я могу такие слова, что так произошло, так произошло. И мы просто мы дорожим этими песнями, потому что эти песни помогают другим, как нам помогают, другим тоже помогают. Мы
просто выгораю words of it at moments. Со мы уживаемся с другом настолько. Хо. Мы как музыканты и как наши я не люблю слово фанаты, но наши слушатели. Слушатели. Пациенты. Да, пациенты. Вот. Мы и наши пациенты мы вот так уживаемся настолько близко, что мы нас нет нет четкого различия настолько, что это наш слушатель это, или это мы, то мы, да. Мы принимаем в своем доме абсолютно всех, просто мы иногда просто берем, печатаем на своей странице, что мы находимся в этом городе и наш адрес такой-то, такой-то. Приходите, любой, кто хотите в нашу квартиру и можете пить с нами, не знаю, говорить с нами, рассказывать свои истории, мы вам рассказываем свои истории. Мы не те люди, которые считаем, что мы группой должны как бы дистанционироваться от своих слушателей. Мы наоборот сказали того, что мы хотим, чтобы мы учительно общались с ними. Нет, мы не хотим, мы чувствуем обязанность того, что если мы начали это дело, чтобы людей призвать к свету, как к свету. È così bello vedere che una band la pensa proprio in questo modo. Io credo che questa sia veramente la vera essenza del DSBM. Chiamare i propri fan pazienti, i propri ascoltatori pazienti. Si crea quel legame proprio indissolubile, così forte che nessun'altra band credo sia mai riuscita a creare. Soprattutto poi quando racconta che invitano i propri fan a casa, a raggiungerli dove sono in quel momento, per raccontare le proprie storie, per raccontare questo intreccio di storie tra fan e band. È veramente qualcosa di stupendo e spero in futuro di ritrovarmi in una situazione del genere, ma è qualcosa di veramente troppo 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 bello. Cioè proprio trasuda tantissima umiltà, la responsabilità poi che sentono questi membri della band, questa band proprio è veramente fuori dal comune, soprattutto proprio quando dice no, questa è la nostra responsabilità. Se abbiamo iniziato tutto questo è proprio per portare le persone alla luce. Ma come, Frank, un genere così oscuro, così doloroso, come può portare le persone alla luce, le persone che lo ascoltano alla luce? Ed ecco qui, infatti è proprio questo che tante persone non capiscono, perché la musica, soprattutto la loro musica, ha una funzione catartica, non solo per la band, ma anche per chi l'ascolta. La band poi ha capito tutto ciò, è riuscita a capire tutto ciò e appunto sente proprio questa responsabilità da dentro. Io veramente non so che cos'altro dire perché veramente è qualcosa di unico nel suo genere. Сложно говорить это все в этом metal мире, потому что люди принимают это все очень как бы сложно. На самом деле, если подумать очень глубоко, было бы для меня очень тяжело, если бы кто-то под влиянием моих текстов и моей музыки, и моей музыкальной деятельности сделал бы что-то плохое со своим здоровьем, телом, жизнью, со своей семьей или что-то такое. Да. Только под влиянием моей музыки. Нет, моя жизнь – это моя жизнь. Вот. Позвольте. Я рассказываю. Только и дело. Вот. Принимай тексты. Что он говорит в своих текстах, это его жизнь. Да, музыка, это вот наша музыка. Это наши тексты, наша музыка, это как, не знаю, как это перевозить на русском. Как, но какая разница? Как масло и хлеб. Пусть все ведут свою жизнь. Пусть на самом деле я не хочу сказать, что да. Я хочу помочь кому-то в том, что я чувствую особую ответственность в том, что в жизни каждого нет, я не чувствую особую ответственность. Я хочу, чтобы все взяли ответственность за свою жизнь. Да. Не надо кого-то, блин, винить в конце концов. Ты просто проснись в один день и пойми, что никто ни в чем не виноват. Все, это все прошло, ты сам ответственен за свою жизнь, если ты, конечно. Posso dire che anche se Graf dice che non vuole aiutare nessuno esplicitamente, proprio
così. Lo sta facendo però in modo molto implicito, perché si sente proprio in dovere di dire che ognuno si deve prendere la responsabilità della propria vita. Tra l'altro traspare un'empatia incredibile quando dice, appunto: sarebbe molto difficile per me se qualcuno influenzato dai miei testi, dalla mia musica, dalla mia attività musicale, avesse fatto qualcosa di male alla sua salute, al suo corpo, alla sua vita, alla sua famiglia, solo a causa della mia musica. Cioè, ma voi lo capite quanta responsabilità effettivamente ha un artista sulle sue spalle, come un artista, come appunto un influencer, se così vogliamo dire? Ecco, se non riuscite a capirlo dall'intervista, dalle parole di Graf, ve lo dico io, cioè penso che comunque dovrebbero essere abbastanza per capirlo. Io l'ho detto spesso, lo ripeto ancora: l'ascolto del DSBM varia molto in base a quello che si sta passando nel periodo in cui si ascolta, diciamo. Se lo si ascolta, ecco, in un momento di debolezza, quando non si ha lucidità, potrebbe succedere qualcosa di brutto, se così vogliamo dire. E quanto appunto può essere doloroso per un artista avere sulla coscienza anche solo un fan? Un artista di questo calibro che fa DSBM proprio per portare la luce nella vita delle persone tramite il suo dolore è veramente qualcosa di enorme. Ramirez poi appunto dice: lasciate che ognuno viva la propria vita, lasciate che ognuno viva la propria vita, che ognuno faccia i propri sbagli. Ma come vi dico sempre io, ricordatevi una cosa: state sempre vicino a queste persone, non abbandonatele, siate sempre gentili, perché non potete sapere se davanti a voi avete una persona che si trova a combattere, si trova a lottare proprio con quella brutta bestia. Io lo dico sempre, raga, per favore, ricordatevi di queste parole. DSBM это априори жанр, который не может быть популярным. А, это вообще чем статус его? Ага, это статус, который написали вот его руки в ночь, новогоднюю ночь. Они подтверждают смысл того, что DSBM никогда не может получить шанс, чтобы стать популярным жанром, потому что настолько музыка, она настолько неформальная, вот настолько она антисоциальная, что найти единомышленников в слушании этой музыки настолько сложно, что некоторым даже иногда будет трудно осознать то, что они любят DSBM. Это очень сложно для... На самом деле, вот если кто-то слушает DSBM, ему хуёво. Да, то есть это... А мы хотим, чтобы... Никому... Блин, я не хочу просто... Я хочу, чтобы они взяли ответственность за свою жизнь. Короче, я не их доктор, в конце концов. Ну, я уже... Мне саму... Спасибо вам большое, парни. Это было нечто. Io penso che quest'ultima cosa da commentare parli proprio da sola, cioè nel senso, non c'è cosa più bella che un artista di SBM possa augurare al suo pubblico. Augurare proprio di smettere di ascoltare questa musica perché si sta bene finalmente. Io penso che una persona del genere è veramente fuori dal comune. Una persona che ti augura di smettere di ascoltare di SBM, non so come dirlo, ma veramente penso che è una delle cose più belle da sentirsi dire proprio da un artista di SBM e un artista proprio che fa questo tipo di musica. Io sinceramente vorrei augurare agli Psychonaut di smettere di fare musica, non tanto perché appunto non mi piacciono, perché auguro agli Psychonaut quello che augurano a noi fan, ovvero il fatto di smettere di ascoltare DSBM proprio perché si è guariti da questa situazione. Io auguro agli Psychonaut, nonostante tutto, perché la loro musica è stupenda, auguro veramente agli Psychonaut di smettere di fare musica proprio perché sono guariti anche loro, perché non gli serve più. Io penso che comunque sia, per quanto sia brutto e doloroso vedere un gruppo che si scioglie, però credo che sia meglio appunto da una parte vedere che comunque sia i membri della band stanno bene, che
che non hanno più bisogno di questo. Tanto voglio dire, per come va il mondo, come una persona smette di soffrire, ce ne sono altre 10 che nel frattempo stanno soffrendo o comunque sia hanno iniziato la loro sofferenza, il loro percorso di sofferenza. Io vorrei concludere con l'augurare a tutti quanti, prima o poi, di smettere di ascoltare di SBM. Ma nel frattempo che appunto siamo così, stiamo male, ce lo godiamo tutto quanto. Signori, grazie per essere arrivati fin qui. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Grazie a Ghost Wolf che mi ha ispirato per questo video. Andate ad ascoltare i suoi lavori, ve lo lascio in descrizione. Ci si becca il prima possibile, sperando che sia, insomma, non dico spero prima del mese prossimo, però purtroppo è così. Anzi che sono riuscito a fare, che ormai i video sono a cadenza mensile e non più settimanale. Però non vi abbandono, raga. Abbiate pazienza, non vi abbandono. Ci si becca alla prossima. Ciao a tutti. Плюс английского языка — это общение с тем, с остальным миром. То есть мы не общаемся же только с русскоговорящим миром. У нас есть много слушателей, которые живут не только за морем, живут за океаном, и которые испытывают те же самые проблемы, что испытываем мы, но они абсолютно не говорят на русском. То есть английский — это универсальный язык общения со всем миром. То есть игнорирование английского языка было бы очень неправильно. Я думаю, в новом следующем альбоме процент русскоязычных текстов будет сведен до минимума. Mm-hmm. Потому что не в том, что как бы русскоязычный народ, он уже получил свое исцеление. Нет, потому что те люди, которые мы слишком долго игнорировали, тех людей, которые живут за океаном и за морем, они тоже должны получить как бы порцию своего, не знаю, хорошего.